Ragazzi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se anche a voi piace la pizza. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, finalmente siamo nella nuova pizzeria di Enrico Porzio, qui sul lungomare di Mercellina. Sapore di mare. Ma perché siamo qua, Enrico? Mi hanno detto che vorresti vedere se riesci a fare la pizza. Non so fare niente, partiamo da questo. Quindi è un'impresa ardua. Esatto, molto difficile. Allora, se tu vieni a pizza a me, niente è difficile. Io ti seguo. Mi segui? Sì. Sei pronto? Sono pronto. E allora andiamoci. Andiamo, andiamo. Ok ragazzi, ci siamo. Sono pronto per fare questa pizza. Allora Enrico, sono carico. Una cosa, non so fare niente. Ti seguo. E ci provo. Almeno questo è l'impegno. Se secondo me a mangiare la sai mangiare. A mangiare quello so. Allora fare. Dimmi una cosa, sai come ho imparato io quando ero piccolo? Mi facevo sempre la pizza che piaceva a me. A te che ti piace? La margherita, sì, classica, però. Qualcosa di più. Qualcosa di più. Dimmi gli ingredienti. Non lo so, salsiccia. Poi funghi. Poi. Vabbè, mozzarella. Poi. Qualche crema, E poi basta, sennò roba. Allora, e allora mo cominciamo. Allora, iniziamo a preparare. Hai detto salsiccia. Sì. E la mettiamo qua. Poi i funghi, champignon, che vuoi, provo la fior di latte o bufala? Fior di latte, vai che non mischiamo troppi gusti. Poi hai detto una crema, facciamo questa, guarda come crema. Questa, esatto, è patata viola. Questi sono gli ingredienti. Poi ovviamente ci mettiamo l'olio, il basilico a crudo. Iniziamo dalla stesura. Fammi vedere come tiri fuori un panetto da qua dentro. Allora, devo staccarlo. La prima è quella che vale, eh. Fammi vedere che fai, fammi vedere che da fine fa, vai. Penso l'ho staccato. Vai, tiralo su. Proviamo. Ho sbagliato. Allora, ti faccio vedere giustamente. Allora, prima ti fai una bella spolverata. Okay. Stacchi dai quattro lati. Okay. E ti aiuti con due mani. Ecco qua, vedi? Questo è il panetto di pasta. Ecco qua. Adesso andiamo alla stesura. Mo ne stendo uno io, così poi dopo vedi pure tu come si deve. Guarda. La stesura è così. Parti sotto al centro e inizi a schiacciare verso l'alto. Ok. Fermandoti mezzo centimetro dal cornicione. Ruoti il panetto e ripeti. Gli dai sempre il solco del cornicione, quindi non vai a schiacciare il cornicione. Non deve essere esageratamente grande, perché a noi non piacciono le pizze con cornicioni altissimi. Arrivato a un certo punto, togliamo la farina, perché è quella che poi può capitare sotto la pizza e fa male, oltre che dare un sapore amarosto. E andiamo a fare lo slap. Sinistra, destra, sinistra. E la pizza si allarga in un niente. Ok. Una volta che l'hai stesa, poi andiamo ai condimenti. Ok, ci provi tu? Vieni qua, aspetta, stendi la pizza, che bello gioco, fosse bella così. Allora, quella da G4, ora devi stendere tu, mani sul panetto sulla parte bassa. Ok. Inizia a schiacciare verso l'alto, ok. È un centimetro. Mezzo centimetro anche, ok. Poi ruoti, okay. Fai la stessa cosa, vai, da solo, vai. Bravo, ruoti ancora. Oh, bravo, ancora ruota. E ancora, vai. E a questo punto, ok, ovviamente togliamo la farina, bravo, e cerchiamo di fare lo slap, quindi destra, sinistra, sinistra, destra. No. Allora, mano sinistra sotto la pizza, prendila come se fosse una pizza, così, vedi? Ok. Ok, mano destra a fianco, falla girare sulla destra, la sinistra torna in posizione e questa va qua. Destra, sì. Sinistra, bravo, prova. Vai, provaci, piano lì. Poi dopo la aggiustiamo sul tavolo. Diciamo che la forma, però la aggiustiamo, guarda, semplicemente con... tirandola, okay, è un impasto bello idratato, quindi si aggiusta anche in modo molto agevole. Di base, crema di patata viola, 2 cucchiai al centro e poi dopo lo stendiamo. Al centro uno, allora altri 2 cucchiai di patata viola, di crema di patata viola. Va bene così. Allora, non schiacciare sulla pizza perché altrimenti col cucchiaio vai a bucare l'impasto. Mettiamolo un altro poco. Ah, ok. Ok, adesso puoi stendere come una chiocciola, quindi dal centro ti allarghi piano piano all'esterno. Vai. Puoi pressare anche un po' di più. Che dici, un baraffo di pizzaiolo? Sì, ho visto su TikTok, Instagram. Che faccio scuola di pizzaiolo. Bravo. Mi servirebbe. Cioè, quando vuoi venire, tanti giovani iniziano anche così semplicemente per curiosità, ma poi diventa proprio un lavoro, è una passione per loro. Quindi quando vuoi iniziare. Diciamo che mosso a zero. Vabbè, ma tutti, la scuola serve perché, se no. Però a mangiare solo. A mangiare stai a scendere, diciamo. Stai a scendere. Allora, adesso, dopo la crema. La base l'abbiamo fatta. Dopo la crema, bravo. La base abbiamo. Dopo la crema ci mettiamo. Sì, vai, mettiamoci il fior di latte. Io preferisco mettere sempre il fior di latte sotto, che dopo il fior di latte sopra gli ingredienti, siccome non ci sono ingredienti che bruciano, no? Quindi li possiamo mettere tranquillamente sopra. Basta, se no esageriamo e dopo diventa troppo pesante. Vai con i funghi e con la salsa. Okay. I funghi. Ok? Bene. Vai, con la salsiccia adesso. Perfetto. Un filo d'olio prima e un filo d'olio ci mettiamo dopo la cottura, vai. Così. Sempre come una chiocciola. Dal centro. Oh! Vai.
Perfetto, basta. È schizzato tantissimo. Allora, capita, capita. Allora, adesso una volta che la impaliamo, cosa succede? Che la andiamo ad aggiustare sulla pala. Vieni a capire. Gli devi ridare di nuovo la forma tonda. Quindi la puoi anche tirare, allarghiamo okay. un poco. Sempre facendolo rimanere in una forma tondeggiante. Ecco qua, perfetto. Che ci siamo. Bella pizza, bei colori, eh. Bella. A questo punto inforniamo. Okay. Come dico io, hopla, in forno. Sì, pronto? Cottura lenta. Aspetta, buttiamo prima, fai una cosa okay. Vai, vieni, 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 è infornato tu. Vai nel forno, al centro, appoggia e tira indietro. Vai più avanti, vai più avanti, vai più avanti. Qua, pronto? Mamma mia! Ah, sono mia. Forte, eh. Vai! Cottura lenta, docile. Mo, cottura lenta, docile e mai aggressiva. E ti spiego anche cosa significa, perché in tanti ci chiedono questa cosa, no? Devi sapere che quando ero piccolo e lavoravo in una pizzeria, la gente quando veniva e ci chiedeva la pizza, diceva sempre, ma raccomanda, a me a bocca e forno. All'inizio che facevo? Figlio, metteva la bocca a naso forno, no? Perché mette a bocca e forno. Invece non era così, perché la parte a bocca di forno sarebbe la parte iniziale del forno, okay. è quella meno calda, dove la pizza si cuoce più lentamente, quindi si cuoce meglio, vedi? E qui è la traduzione della cottura lenta, docile e mai aggressiva. Tra l'altro, con gli impasti ad alta idratazione, no? Che è un periodo che lo chef Franco lo sta iniziando anche lui ad imparare, che con gli impasti più idratati la cottura deve essere veramente un po' più lenta rispetto ai famosi 450-480 di una volta. Vedo che stai usando anche due forni a gas. Sì, allora ti garantiscono più pulizia sì. sicuramente. Ti garantiscono una standardizzazione della cottura perché tu imposti la temperatura. Sì, che lei, 400, che quando va qua. Sì, ma anche 3. Ma poi guarda stiamo, 3,30. Quindi sì. molto bassa, però guarda qua, guarda che pizza che mi esce. Guarda. Si vede. Guarda qua, guarda. Ma che pizza bello. Ho fatto, ma che pizza ho fatto. Bellissimo. Ora la mettiamo un attimo qua sopra e poi la mettiamo nel piatto. Cristian, la pizza è pronta? E va sforrata, sì, ma va anche completata. E allora procedi. Il basilico a crudo, no, a pezzo intero va bene così. Vai. Bella, abbondante un basilico perché rilascia il profumo. È un ok, accento. Perfetto. E ancora un filo d'olio. Ancora un filo d'olio. Olè. Ma questa è spettacolare. Mamma questa. Mia, bellissima. Bella, eh? Però lo sai che non si dice bellissima. Bisogna assaggiare. No, come si dice? Non sai come si dice? Guardate quanto è bella. Guardate che spettacolo. Semplice ed efficace. Replicate. Ma non imitate. Perché pure la pizza che ha fatto Cristian. Ma da sapere fa. Non mi ero un attimo dimenticato questo concetto. Come hai detto che stai a dieta, no? E i carboidrati, cioè. Ma te faccio tutte cose. Se faccio pure un pezzetto di pizza. Non fa niente. Ma boh, per far vedere quanto ti voglio bene. Grazie, anche io. Devo dire la verità, ho fatto un bel abbinamento. Bravo, complimenti, buonissima cosa. Voglio, ma non siamo male di qui. Io voglio bene a Cristiana, qui voglio bene, non devi essere un mancio, però Fatti sta crema di patate viola, secondo me. Ma mi devi dare un voto a mio fratello, perché non l'ho visto tanto convinto. Poi tu stavi a fianco, non lo so. Ha ingarrato un topping perché. Una combinazione. Se l'assaggi, non è. Ma ti lascia proprio il palato, guarda, non. Bello, bello, bello. Non è secca, sugosa, aromatizzata, scende proprio bella veramente. Questa può mangiare pure senza bere, perché vedi, non sa. Voto a Cristian. Cristian, guarda. Come pizzaiolo, poi devi fare un po' di scuola. Poiché, no, poiché è la prima volta, quindi è stato sincero, non è appunto che hai detto i sunghi facili, hai detto non saci fa niente, saci solo mangiare. Per il coraggio che hai avuto, voto da 1 a 10 ti do 8. Ah, 8. Ti do 8. Ti do 8. Un po' pigliato di corno, hai mai mangiato da fare. No, vai. Posso domandare una cosa, ma quanta teoria e quanta pratica serve per diventare un buon pizzaiolo, un onesto pizzaiolo? Allora, guarda, è inutile nascondere che ci vuole l'uno e l'altro, perché più pratica che teoria. Diciamo molta pratica, perché che uno è un bravissimo pizzaiolo teorico, ma poi dietro al banco non serve a niente, onestamente, devi fare solo oltre teoria. Che questa. E quindi una domanda che ti faccio io, ma c'ho pure una fantasia per pizza. Certo, non è proprio come un calciatore, no? All'estero. C'è il calciatore, quello che porta, si dice porta a borso, che è quello là che tampona un po' i problemi della squadra, quello che è il fuoriclasse, quello che fa il gol. Quindi diciamo che pizzaiolo è un poco come calciatore. Esistono diversi tipi di pizzaioli, ognuno ha delle qualità. Stupendo. Nostra pizza, mamma. Buonissima. Dei sapori sopra. Fattrillo, ma mi hai dato due spunte per fare una pizza a menù, guarda. Bella. Pizza Cristian. Pizza Cristian. 15.000 mi piace, arrivo porto fa la pizza Cristian nel menù. Promesso. Allora ragazzi, il video finisce qua. Grazie mille Enrico per la disponibilità. Grazie a te, ma devo dire che mi hai sorpreso non solo a mangiare ma pure come estro. Hai avuto anche io, mi sono molto sorpreso su questa pizza, veramente bella, buona. Vedi ragazzi, il video finisce qua, grazie mille a tutti per la visione, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.